Può un singolo oggetto avere il potere di attirare svariati visitatori in un museo? Decisamente sì. In questo senso, uno dei pezzi forti del Museo della Tecnica Elettrica di Pavia è senz'altro Enigma. Ma di che cosa si tratta? Enigma è un congegno che, a prima vista, ricorda molto una macchina da scrivere, e in un certo senso lo è. Nato dalla mente dell'ingegnere tedesco Arthur Scherbius nel 1918, era in origine usato per criptare i messaggi commerciali nella lotta contro lo spionaggio industriale. Tuttavia, ebbe molto più successo come risorsa bellica. Infatti, una nuova versione migliorata fu impiegata ampiamente dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il suo scopo era di rendere incomprensibile ai nemici i propri messaggi, ma, per la sfortuna dei tedeschi, gli alleati riuscirono presto a decodificare i messaggi di Enigma, anche grazie a grandi matematici come Alan Turing e alle invenzioni bomba e ultra, considerate antenate dei computer. Collocando Enigma nel percorso dello storytelling del Museo della Tecnica Elettrica, possiamo appurare che è stato accuratamente posto sul finale del racconto. È un'ultima chicca riservata al visitatore, prima che egli finisca il proprio viaggio all'interno del museo. Inizialmente, Enigma era il punto di partenza dell'esposizione informatica. Oggi si trova invece nella sottosezione dedicata alla ricetrasmissione, circondato dalle radio dei ricetrasmettitori risalenti ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Con questi oggetti ha infatti condiviso uno dei periodi più bui della storia umana. Il museo ha quindi allestito con cura questa nuova sezione. Si tratta di una piccola stanza nella quale si racchiude parte della storia, del progresso che può attirare gli appassionati di elettronica, di radio, di storia, gli amanti della tecnologia e le persone con sete di conoscenza in generale. A testimoniare ulteriormente l'importanza di questo oggetto, nel 2014 è stato organizzato l'evento Enigma, in associazione con vari enti, tra cui l'Università di Pavia. La storia di Enigma è un esempio di come la comunicazione sia una risorsa importantissima anche nell'ambito espositivo museale. Il museo non è infatti un semplice insieme di oggetti da ammirare, ma è un percorso sapientemente costruito che accompagna il visitatore da quando vi muove i primi passi all'interno a quando arriva a casa, ripensando a ciò che ha imparato.